Il nostro eroe nasce a Prato il 10 novembre del 1869 da una famiglia popolare. A 15 anni comincia a lavorare come operaio specializzato in una delle tante filande e lì respira la libertà dei moti operai dell'Ottocento. Nel 1895 viene condannato al confino perché considerato anarchico pericoloso. Verrà amnistiato un anno dopo. Dal 1898 è uno dei tanti emigranti italiani negli Stati Uniti, con ancora le sue idee anarchiche nella testa. E negli occhi gli operai uccisi a Milano da Bava Beccari, sì, in quello stesso 1898. Vuole tornare in Italia per vendicare quei morti e per vendicarsi sul loro assassino e su chi l'ha premiato. Faceva caldo quel luglio del 1900 e la borghesia sognava le sue magnifiche sorti e progressive nella Belle Époque che si stava annunciando. Come tutti gli appassionati della Belle Époque, arrivò a Monza in treno per assistere ad una premiazione gillica presieduta dal Re d'Italia. Quando Umberto I doveva premiare i forti e liberi, lui si sentì forte e libero e sparò per vendicare i morti di Bava Beccaris. Fu immediatamente catturato, mandato prima a San Vittore e poi a Ventotene, nella colonia penale. Gli fu dato l'ergastolo. A differenza di quello che accadde a Giovanni Passannante, che fu condannato a morte 22 anni prima per aver tentato lo stesso atto. Anche il nostro sarebbe morto in carcere un anno dopo. Fu trovato impiccato alle sbarre. Per mezzo secolo ci raccontarono che si uccise per il rimorso. Solamente nel 1947 Sandro Pertini raccontò alla Commissione Giustizia della Camera che il nostro fu ucciso a botte dalle guardie carcerarie. Il suo nome, però, rimarrà per sempre in eterna memoria come quello di colui che ha voluto vendicare i morti di Bava Beccaris.